E bentornati su Chef in Cucina, anche oggi vi saluto dall'Arca di Alba Adriatica insieme al nostro Chef Max. Ciao, buongiorno e ben rivisti. Oramai Chef Max sei tu. Max Chef Max, sì, ormai ho 3-4 nomi, ma non mi dà problemi, sinceramente. Allora Chef, oggi con che cosa delizi il nostro palato? Oggi facciamo un piatto no gluten free. Wow, che meraviglia. E facciamo dei cannelloni di ricotta e porri. Bello, quindi patate. Piatto naturalmente senza glutine, pensato per i nostri amici celiaci, naturalmente senza glutine, quindi non andremo ad aggiungere prodotti privati del questo glutine. Questo guarda, è un piatto semplicissimo, facile da fare. Cosa come molto importante. Ripeto che ogni volta che Jennifer mi chiama io cerco sempre di pensare a piatti semplici che voi a casa potete fare tranquillamente. Bravo il nostro chef. Poi mi potete scrivere e dire se è andata bene o no, o se avete, volete dei consigli miei personali, mi potete scrivere sulla mia mail, sarò felice di rispondervi. Assolutamente, dovete farlo. Quindi dicevo, piatto naturalmente senza glutine, soprattutto gustoso e perfetto per tutti, perché mette tutti d'accordo. Sì, è sempre un piatto che poi è pensato nella mia filosofia di cucina, della biocucina mediterranea, un piatto nutraceutico, quindi comunque un piatto che noi cerchiamo di andare a dare completezza nella quantità di fibra, proteina, carboidrati. Perfetto. Quindi fenoli, anche eccetera. Equilibrato sempre, proprio a livello sempre, nutrizionale. Sempre. Se pensate a questa mia frase, su tutte le mie ricette, su tutti i miei piatti, io sono sempre molto attento a questo dettaglio. Bravissimo, chef. Sempre cucina sana, quindi in questo caso abbiamo, se vuoi cominciamo. Sì, iniziamo, che okay. Sono proprio curiosa, chef. Perché allora, questa è quella che mi piace fare, cucinare, parlare un po' meno. E a me piace osservare, sentire il profumo e allora, imparare. Logicamente ormai siamo abituati, i tempi che abbiamo sono stretti, quindi ci portiamo avanti con i procedimenti, ma le cose semplici non serve che ve le faccio vedere. Cioè, realizzare porri e patate, sbuccio le patate, taglio il porro, li metto tutti insieme in pentola, metto dell'acqua senza esagerare, perché poi quell'acqua che noi, quando noi andiamo a frullare con la sua acqua di cottura, okay. Perché così logicamente non perdiamo tutte le sostanze sia della patata che del porro, okay. Anche l'amido della patata è molto bello quando lo frulli insieme, perché sì, lascia un collagene molto particolare. Sì, è vero. Ti ho fatto vedere già una ricetta, sì, col collagene della patata. Benissimo, quindi abbiamo fatto semplicemente porri, patate, acqua, portato alla cottura, frullatore a immersione, sale, punto. Qui non c'è nulla, olio, burro, niente, zero, molto pulita. Okay. Veramente anche molto leggera. Molto leggera. Poi cosa facciamo? In questo caso, questo ve lo faccio vedere solo per il taglio. Sì. Prendiamo porro. Sì. Logicamente, qual è l'idea del piatto? L'idea del piatto è quella di utilizzare tutte le parti. Come sempre la mia biocucina mediterranea prevede l'utilizzo totale della materia prima. Quindi che cosa faccio? Una parte di questo lo friggo, poi vi faccio vedere. Tutto il resto dello scarto va nella crema. Io del porro non ho buttato via nulla. E in cucina non si butta via non nulla. Non si butta via e nulla. E devo dire che veramente voi chef siete molto bravi in questo, perché è importante recuperare tutte le parti di un prodotto, anche perché con i giusti consigli possono essere veramente utilizzate e dare un tocco in più al piatto. Questo lo andiamo a friggere. Ok. Quindi questa parte utilizzata la friggiamo. Ok. Questo qui invece lo andiamo a incidere così e ricaviamo. Ah, ok. Questi. Non dobbiamo fare nulla. La sfoglia per i nostri cannelloni. L'ha fatta la natura per noi. Bello, questo sembra uno slogan per uno spot. L'ha fatta la natura per noi. Sì, chef? Sì, è bello, mi piace. Davvero. Ok, quindi cosa facciamo? Prendiamo questi, li buttiamo in acqua calda. Un minuto, 30 secondi, un minuto e 10. Mi chiedevo come facevano. Li tiriamo fuori, così. Con una pinzetta ci aiutiamo. Io dico di fare così. Acqua calda, lo butto dentro, lo tiro fuori. Okay. Carta. E asciughiamo. Sulla carta, questi si stendono, lo asciughiamo e otteniamo questo. Ok. Semplice. Semplicissimo. Qui però c'è tanto di Giappone. No, questa no. È proprio pensata italiana. Proprio pensata a Val Vibrata, Torano Dai. Nuovo, questa è proprio Alba Adriatica. Vi ho fatto vedere il taglio, tutto quanto carino. Abbiamo preso il nostro porro. Cosa facciamo? Mettiamo dentro la ricotta. Questa è solo ricotta, vero? Ricotta, pizzico di sale se è una ricotta per esempio un po' più bagnata, okay. Allora prendete un panno, la strizzate, la dovete far asciugare un po',
questo è importante. Quindi quando avete la ricotta, che magari può tirare fuori dell'acqua, io la prendo, la metto in uno straccio, la stringo, la lascio stare un pochino, lo straccio assorbe, la ricotta diventa più consistente. Questa è ricotta di mucca o di pecora? Questa è una ricotta mista. Ok, mista. Una ricotta mista. Quella che io preferisco. Però, cioè, è soggettivo. Va bene sia con la ricotta di mucca, di capra ancora meglio, sarebbe ancora più buona perché ha un'acidità più spinta, di pecora, quello che volete. Aggiungo le nocciole. Sono semplicemente nocciole tostate oppure no? Sono nocciole tostate. Okay. Sì, nocciola leggermente fresca, leggermente tostata e poi battuta. Perché comunque tira fuori un aroma maggiore quando è tostata. Eh sì, la nocciola, nocciola cruda, vabbè. È buona, no, però tostata, insomma. La nocciola è buona, tostata è un'altra cosa. Sì, tira fuori un profumo incredibile. Sì, tira fuori i suoi oli essenziali. Metto dentro la ricotta, metto dentro la nocciola e lo arrotolo. Facile. Sto pensando che ho fatto i ravioli domenica, chef, per scolare la ricotta ho fatto come hai detto tu. Ah, vedi? Perché tu ormai frequentando tutti questi chef, tra un po' io sono sicura avremo un ristorante Jennifer. Da Jay lo chiamiamo. Da Jay. Poi venite a mangiare. Va bene? Oh, finalmente! Per ringraziarvi della vostra collaborazione, del vostro supporto. Dire, questo però, qui ci manca il sale, qui. Questo io ci avrei messo. Ci confrontiamo, va bene. Allora, chef, i nostri cannelloni sono cotti? Allora, giusto? I nostri cannelloni sono cotti, gli abbiamo dato 4-5 minuti di forno. Quindi cottura brevissima. Brevissima, perché il porro è già stato sbollentato, quindi era già cotto. Okay. La nostra crema è pronta. E questo è il porro fritto, giusto? Il porro fritto, semplice, un porro fritto, giusto, gli diamo la parte croccante, a parte che abbiamo anche le nocciole. Però, diciamo, sempre per... Sì. Anche un gusto un po' più deciso. Anche la variazione del porro. È bello, sì. Corpo, la testa, capito? Tre parti di porro, lavorato in tre modi diversi, con le tre parti del porro, non si butta via nulla. La biocucina mediterranea e l'estrazione totale della materia. Comunque ricetta veramente facilissima. Facile. Semplicissima. E questi poi dopo andiamo ad aggiungere il finocchio, per esempio, a quei ciuffi che si buttano. Sì. Non si buttano, ci si fa un'insalatina. Dai. E sono buoni da mangiare. Buonissimo, poi anche se vuoi provarlo. Sì, poi l'assaggio volentieri. Bene, ok. Allora. Quindi se vuoi io sono pronto per andiamo con la creazione, questo è il momento che preferisco. Allora, ricetta ricordiamo naturalmente senza glutine per i nostri amici celiaci, ma che va bene assolutamente per tutti, anche molto leggera. Questa è dietetica questa ricetta. Cioè, questa veramente. È leggerissima, non c'è nulla, non c'è, c'è la ricotta che comunque è un formaggio magro, si sa che si può usare per le diete. Qui veramente non c'è nulla. Abbiamo comunque la proteina data dalle nocciole, quindi comunque anche qui abbiamo un piatto nutraceutico, un piatto completo. Anzi, scusami, mi distrai. Sempre colpa mia, chef. Voi donne. Che bello, guarda che anche gli chef sbagliano. No, è che volevo mettere la crema io sotto. Io pensavo la mettessi sopra. No, la volevo mettere sotto, poi invece ho detto vabbè, comunque ricominciamo. Guarda, mi viene in mente il nostro amico Marco Caldora, ogni tanto dimentica qualcosa, allora io gli faccio, no, per non rifare il pezzo, quindi capita. Ok. Allora. E dà la colpa a me poi però, come hai fatto tu? È giusto, che ci fai parlare, ci confondiamo, dobbiamo cucinare, non dobbiamo parlare. I nostri piatti, io dico sempre che i nostri piatti devono parlare. Sono tanti anni che lo dico perché mi piace tantissimo dire questa cosa, perché è giusto che sia così. Quindi abbiamo messo il nostro cannellone di porro, mettiamo su... Oh, quanto è bello! Porro croccante. Ah, questo cos'è, il sale Maldon? Sì, io adesso lo adoro. Usiamo cristallo di sale, sempre per una parte croccante. L'insalatina bello. Di finocchio, cima di finocchio, che tutti buttiamo, noi lo utilizziamo. Okay. Due chicchi, perché questo piatto in realtà, hai visto, quanto non abbiamo utilizzato... Allora, la crema è senza olio, sì. Solo il porro è fritto, quindi l'unica parte grassa che abbiamo per ora. Tutto proprio, non c'è nulla. Guarda, l'impiattamento è di un'eleganza. Quindi pazzesca. Abbiamo la parte sapida, certo che qui c'è solo sale, la parte sapida diciamo con un po' di Maldon e... delle gocce di olio. Ma quanto è bello, chef, ecco, impiattato in questo modo, stupendo, che eleganza. Grazie, veramente, la sobrietà, pulizia. Ah, la sobrietà è proprio una caratteristica dei tuoi piatti, sì. Veramente. Sì, quello è... La mia cucina ha proprio tante regole dentro la mia testa, degli anni si sono create tante regole.
La pulizia del piatto è una cosa fondamentale. Anche quindi la pulizia in cucina, sano. Perché posso dire che se entrate nella cucina del nostro chef potete specchiarvi in ogni angolo. Veramente complimenti, chef. Grazie. Beh, veramente. Sì. Poi è una cucina a vista, quindi insomma potete controllare da fuori ogni cosa. Anzi, i miei bambini quando vengono qui si mettono proprio lì alla finestra a guardare. Ma soprattutto non c'è il famoso dito che si lecca, che tutti i cuochi fanno, che è bellissimo, è buonissimo, però purtroppo non si fa. A casa lo facciamo, no. Dai, a casa voi lo potete fare, dovete farlo. Ma poi se ti abitui in realtà non lo fai più, perché per esempio io non lo faccio più. Si prende il cucchiaio e poi si toglie. Si prende il cucchiaio e si assaggia e si toglie. È vero. Beh. Ok. Allora, grazie chef. Grazie a voi. Salutiamo i nostri amici celiaci, grazie per essere stati insieme a noi. Ricetta senza glutine, ma pensata per tutti perché è veramente ricca di gusto, quindi perfetta per tutti. Noi ci vediamo domani con l'appuntamento consueto con la nostra pasticceria. Ciao! Cibi ricchi di acidi grassi poliinsaturi omega 3 abbassano i livelli del colesterolo cattivo, migliorano funzionalità visive del nostro organismo. Mangiamo tanto pesce, soprattutto pesce azzurro e la frutta secca. Thank you.